Mi rendo conto che alla fine bisogna trovare un equilibrio, ognuno deve trovare il suo però ovviamente, perché quello che per me è un equilibrio non è detto che sia il vostro. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Se ancora non avete già visto il video 10 cose che non compro più, vi invito a farlo, perché questo è in un certo senso il seguito di quel video, ovvero 10 cose invece che nonostante possano essere ritenute superflue oppure nemiche dell'ambiente, continuo a comprarle. Alcune cose continuo a comprarle perché non riesco proprio io, per mio limite, a rinunciarci. Altre cose proprio perché scientemente trovo che sia ingiusto rinunciarci. Penso che la via di mezzo sia sempre una scelta un po' migliore di solito, e lo dice una che tende ad essere molto estremista a volte, però invecchiando ho anche capito che l'estremismo non fa bene né in un verso né in un altro. E io sono stata sempre un po' altalenante, a volte sono passata da un estremo togliamo tutto all'estremo diamoci alla pazza gioia, e mi rendo conto che alla fine bisogna trovare un equilibrio, ognuno deve trovare il suo però ovviamente, perché quello che per me è un equilibrio non è detto che sia il vostro. Quindi questa è semplicemente una chiacchierata, mi farebbe piacere sapere come la pensate a proposito, e lasciatemi i vostri commenti qui sotto. Lasciatemi anche un pollicino in su per ringraziarmi di intrattenervi, di raccontarvi i fatti miei, non lo so, semplicemente di farvi passare del tempo o anche per simpatia, spero. Quindi sigla e cominciamo subito. Eccomi qua con il mio fidato iPad, con la copertina che si sta rovinando, ma sto resistendo, ancora non la cambio, quindi guardate come sto diventando brava. Dunque, cominciamo con l'elenco di cose anti-ecologiche, di cui non riesco a fare a meno. Al primo posto c'è l'acqua in bottiglia, ragazzi. È ovvio che le bottiglie di plastica le riciclo, da noi c'è la raccolta porta a porta degli imballaggi e contenitori, e quindi ovviamente queste bottiglie di plastica le riciclo, non vado a disperderle chissà dove, ma so benissimo che non è una buona cosa. D'altra parte, allora, a casa mia riesco anche a bere l'acqua del rubinetto perché è buona di sapore. A casa di mio marito, l'acqua sa perennemente di cloro, e anche filtrarla con la caraffa non ha un buon sapore lo stesso. E che succede? Che se non ho un'acqua che mi piace, io non bevo. Sto aumentando l'assunzione di tisane, e quindi con la tisana bevo anche l'acqua del rubinetto, perché comunque non sento il sapore, insomma lo sento meno. Però se devo bere acqua da sola, l'acqua mi deve piacere, e anche l'acqua in bottiglia, ragazzi, a trovarne una che mi vada giù non è così facile. Infatti, praticamente compro solo la Vita Snella, perché quella la bevo. Ecco, quella sono sicura che la bevo. Poi un'altra cosa che non sto smettendo di comprare è lo Scottex di carta. Non usiamo tovaglioli di stoffa, perché comunque a me non piace tenere il tovagliolo sporco, quindi dovrei lavare continuamente i tovaglioli. E non so alla fine se sia più ecologico usare gli Scottex in modo oculato, cioè usare quelli giusti che servono e poi buttarli nella differenziata in modo giusto, cioè differenziarli, piuttosto che prendere il tovagliolo di stoffa e lavarlo ogni giorno. Cioè non mi sembra comunque ecologico stare a lavare in continuazione roba. Un'altra cosa sono gli assorbenti. Ragazzi, io sono quasi in menopausa e sinceramente la coppetta mestruale proprio non gnafo, ecco, quindi assorbenti. Poi non riesco a smettere di comprare prodotti beauty. Poi ho più prodotti beauty del normale, perché comunque collaborando con YesStyle me li mandano gratuitamente in cambio del fatto che io li faccia vedere, li faccia conoscere sul web. Quindi ne ho in abbondanza, ho sempre la scorta. Molti poi, a volte, se ce n'ho troppi, li regalo alle mie amiche.
E poi a volte li compro proprio perché magari ho bisogno di una cosa specifica che non mi mandano e allora me li compro. Sto cercando adesso di dare uno stop al make-up, anche se con i rossetti non ci riesco, perché l'anno scorso ho comprato veramente tantissimi ombretti, palette di buona qualità. Poi mi è venuta la blefarite, non c'ho voglia di truccarmi, frattutto insomma li sto usando pochissimo, quindi mi sono detta di non comprare prodotti per truccarmi che sto vedendo che alla fine non uso, quindi di usare quelli che ho, e i rossetti sto continuando a comprarli perché ogni tanto qualche rossetto nuovo mi piace e non trovo neanche giusto dovermi privare di tutto. Capisco che magari ecologicamente non è corretto, però devo fare i conti anche con una parte di me che ha voglia di togliersi delle soddisfazioni. Poi vestiti, anche qui c'è stato un periodo in cui ne ho comprati veramente pochissimi perché me li mandava Shein. Ho smesso di collaborare con loro e adesso ovviamente l'armadio è abbastanza pieno, le cose ce l'ho. Se mi manca qualcosa che effettivamente mi manca lo compro, però ecco, diciamo che ci sto provando a comprarne di meno. E gli ultimi acquisti che ho fatto, tra l'altro, li ho fatti su un sito dove vendevano prodotti ecosostenibili, ma devo essere sincera che li ho presi ma non sono soddisfatta. I jeans li sto indossando adesso e non mi piacciono, li porto, li indosso perché ormai li ho comprati e non mi va di buttar via la roba, ma non mi piacciono, così come la maglia che ho preso, carina, però mi sono appena accorta che ha un tipo di scollatura che mi dà fastidio e quindi ora proverò a sentire la mia amica Mari se me la taglia e me la lascia aperta così, perché c'è questa cerniera che mi arriva qua e mi sbatte qui e io non la sopporto. Quindi sentirò la mia amica Mari se mi toglie la cerniera in modo che la possa portare come blusina aperta, perché è così. Quindi ecco, non ho smesso di comprare vestiti, però mi sto dicendo che Monica, comprane meno, stai attenta a come li compri, sii più oculata nelle scelte, perché comunque non avendo più Shein, i vestiti che ho mi devono durare ora, mentre prima mi arrivavano gratis, ora insomma quelli che ho devo farli durare. Poi appunto i vestiti sto continuando a comprarli, cioè non è che ho smesso. Poi le verdure confezionate in plastica sono una cosa che molte persone fautrici del minimalismo o dell'ecosostenibilità hanno smesso di comprare. Io non ci riesco. Perché? E tanti dicono, allora non la compro. No, io allora non la compro, no, perché se vado a fare la spesa una volta a settimana e per esempio alla Coop, io sto comprando solo verdure biologiche e comunque le verdure biologiche sono nel reparto bio e le trovo solo confezionate, non trovo le verdure biologiche sfuse, quindi se io voglio comprare le verdure biologiche devo comprare quelle confezionate. E poi ovviamente le plastichine, le varie cose con cui le confezionano, sto attenta a come riciclarle, però non smetto di comprare le verdure bio perché sono implasticate. Ovviamente quando poi ho la roba nell'orto tendo a mangiare quello che ho nell'orto. Un'altra cosa che di cui non faccio a meno sono i profumi. Sono una delle cose più gettonate a cui la gente rinuncia. Tanti dicono, non compro più profumi, candele, profumatori, essenze. No, io li compro perché i profumi mi piacciono, mi piace darmi il profumo quando me lo do. Provo una sensazione di benessere, adoro gli oli essenziali che uso sia proprio come aromaterapia, da mettere negli oli per il corpo, li uso nei diffusori, c'ho la candelina col diffusore, con l'acqua ci metto gli oli essenziali, quindi per me non sono una cosa superflua perché mi migliorano la quotidianità. Quindi un'altra cosa che continuo a comprare sono i detersivi nelle confezioni. La maggior parte di questi detersivi compro le buste, quelle morbide, le ricariche, e le vado a mettere nelle confezioni vecchie che avevo già. Di solito prendo le ricariche. Tendo a comprare quelli ecologici, sia per i piatti che per pulire la casa, che per lavare panni.
A casa mia c'è veramente pochissimo, mio marito c'ha più roba, lui è meno minimalista di me, quindi ha più tipi di roba per lavare anche lui, anche se l'ho portato adesso ad avere solo il detersivo per i panni e l'ammorbidente, che è comunque di quelli ecologici. A volte io non lo metto l'ammorbidente, però la roba viene veramente tutta intaccherita oppure prende quel puzzo di lezzo che a me non piace. Proverò con l'aceto, come alcuni hanno detto, vediamo. Comunque, ecco, diciamo che anche di detersivi compro lo stretto necessario. Per il pavimento compro uno che è specifico per gli animali, da usare appunto se si hanno animali in casa. Uso moltissimo l'alcol rosa, ecco, e poi anche per... Come spray io uso solo il Winnis, insomma, diciamo che anche i detergenti per la casa cerco di usare lo stretto indispensabile. Una cosa a cui non rinuncio poi è il vino. Su un canale di cui magari ho già parlato, che la seguo perché per me è un po' aliena questa persona, la seguo perché comunque può darmi degli spunti interessanti, però la trovo veramente eccessiva, veramente... Cioè, a me viene l'ansia, ecco, detto chiaramente. Lei ha detto: non compro vino perché sono soldi buttati via, perché se c'è in casa lo bevo. Certo, ho capito, lo so anch'io che non fa bene bere vino tutti i giorni. Però ecco, questa cosa, questo dire sono soldi buttati via, la vedo una cosa sprezzante, perché comunque il vino fa parte della nostra cultura, c'è dietro tanto lavoro, c'è dietro amore, quindi trovo che sia giusto, sì, ok, tagliare le cose non ecosostenibili, però ecco, cercare magari di trovare delle alternative che siano ecosostenibili, perché cioè, togliere, 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 ragazzi, c'è anche della gente che ci lavora, quindi io capisco, ok, non fomentare lo spreco, l'usa e getta, queste cose qua, però neanche dire ah, il vino no, perché quello, il vino a me piace, sto cercando di berne meno perché effettivamente berne troppo non è salutare. Sto cercando di berlo migliore, di qualità migliore, però ecco, il vino continuo a comprarlo. E per finire, siccome erano solo 10 punti, continuo a comprare libri cartacei. Talvolta prendo, li ascolto anche, però poi se mi piace ho bisogno del cartaceo perché ho bisogno di riguardarmelo, ho bisogno di sottolinearlo, di scrivermi gli appunti e ho bisogno proprio della carta, ho bisogno di averlo in mano. C'è un rapporto carnale col libro che non riesco ad avere la stessa soddisfazione leggendo lo stesso libro sull'iPad o semplicemente ascoltandolo. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, io vi ringrazio ancora della compagnia, ci vediamo presto, sempre qui su Monica Vlog. Ciao!